Puntuali come un orologio svizzero, sono le 18.01, pomeriggio estate, se non lo guardate dove andate? Paola Aspri, dove vai? Rimani qui, buon pomeriggio Paola! Eccola! Ciao! Mi sono messa gli occhiali anch'io! Brava vedi, Paola, vedi. Grazie, ecco, faccio... Dai. Aspetta, come stai? Così. Bene, 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 abbastanza bene, un po' stanca. Dici? Un po' stanca, sì, un po' stanca. No, no, un po' stanchina, diciamo che mi sento stanca anch'io oggi. Però mi rinfranco vedendo tutti questi giovincelli all'interno della casa del Grande Fratello che vengono dal niente, ma si permettono di parlare di passate edizioni come se niente fosse. Ah già. E infatti Samira Lui, Anita Olivieri e addirittura Giuseppe Garibaldi, il famoso Giuseppe Garibaldi, esprimono pareri per la passata edizione, soprattutto per i concorrenti, dicendo Samira Lui ha detto che non avevano voglia di fare niente, che tenevano la casa sporca, e poi Giuseppe Garibaldi, famosissimo, che diciamo aumenta la dose dicendo io so solo che erano persone molto diverse da noi, quindi come per dire prendo le distanze, lui che viene dalla Calabria, io prendo le distanze. Signora mia, vabbè. Allora, detto questo, ovviamente tu immaginati i precedenti Geffini se si sono, diciamo, stati zitti. No, assolutamente. Antonella Fiordalisi ha tuonato dicendo le parole usate dai concorrenti appunto non sono piaciute a nessuno, però ho litigato per tutto tranne che per i piatti, ha detto. Quindi, però alcuni mi sembrano dei finti umili. Io sarei dire che ha ragione Antonella Fiordalisi, che sono dei finti umili, perché calcano troppo la mano su questa cosa, peraltro infatti ci sono gli ignoranti ad oltranza, diciamolo pure, Paola Massera, macellaio, ma non perché fa il macellaio, ma perché è un ignorante per chi ignora appunto le cose basilari, tipo ha parlato, ha detto uno spondone che tra le prime cinque città italiane c'è Napoli, che non viene riconosciuta, che non è, diciamo, non rientra nella sua classifica in quanto non ha tradizione culturale, storia culturale. Ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando? Ma chi ha fatto entrare, signorini e compagni? Ma stiamo veramente scherzando? Ma stava parlando così, ma mamma così, mia. Così, ma probabilmente con troppa non leggerezza. Sa cosa vuole dire Napoli, non sa cosa vuole dire anche Roma dove abita probabilmente. Vabbè, comunque, al di là di questo, ignoranza totale. Poi c'è anche Rosy Cin, la famosa chef che tutti conosciamo, anche se non è tra le VIP, ovviamente, che ha parlato delle dimensioni del suo popolo. Nel senso che siccome... Sì, nel senso dimensioni sessuali, nel senso, ecco, in questo senso. Ha parlato di cactus, ovviamente poi l'hanno bannata, perché ha parlato che, insomma, diciamo che è anche vero che lei non ha provato tutti i cactus inerenti all'enciclopedia del suo paese, però diciamo che è risaputo che hanno dei cactus più limitati, insomma, rispetto ad altre nazioni come l'Italia, perché lei ha detto che le orientali poi si accompagnano agli europei, insomma, un motivo ci sarà. Ah, va bene, cioè primi giorni proprio, discorsoni. A ruota libera. Discorsi diciamo intensi. Diciamo che quella più edulcorata è stata Beatrice Luzzi e ovviamente Grecia Colmenares, che hanno parlato del loro passato artistico. Infatti Beatrice Luzzi ha detto che lei era importante, era una delle attrici più importanti, parliamo del 97. Poi ha dovuto ridimensionare le cose e sono stati i suoi figli ovviamente a darle forza. Quando si è trovata poi a non essere più quello che era, ovviamente. Sta nascendo un sodalizio tra queste due attrici, una delle soppopere, l'altra appunto, non so come si chiama vivere, però in realtà... Beh, una fiction.
No, è una pizza, sop sì. anche, è una sop Non era italiana. una sop, era una sop italiana, era Sì. considerata sop italiana. Però diciamo che poi ci sono, c'è anche un certo sodalizio tra Letizia Petris, che peraltro ricordiamo che è una fotografa, e anche Rosy Chin, che appunto, perché loro due hanno una storia, scusami, un po' simile praticamente dal punto di vista familiare, e quindi si sono rapportate, ecco, in questo senso e trovate. Adesso vedremo cosa succederà, perché intanto mi sembra chiaro che stasera quelli che sono andati a finire nel tugurio devono preparare non so quanti chili di patate per i cosiddetti concorrenti che sono dall'altra parte della casa. Insomma, vabbè, le solite cose viste, ritrite. Bah, vabbè, insomma, lasciamo stare. Niente, non l'ho La convinto vera ancora. novità di oggi, invece, è appunto che Elio e Belen si sono dati il primo bacio, è stato immortalato su Chi in un bar milanese. Loro due si sono visti, insomma, ci voleva solo il tassello del bacio per ufficializzare la situazione. Abbiamo visto nei giorni scorsi quello che è successo, addirittura si sono dati al parapendio, quindi insomma è abbastanza, voglio dire, fotografata la loro storia in tutte le maniere. E poi la vera novità è che Stefano De Martino sembra si sia fidanzato. Ah, ecco, mi Si è sembrava strano. fidanzato e c'è questa nuova storia, Martina Trivelli, Ah, di per un attimo 26 pensavo anni, fossi come io. te, Martina, e mi è originaria venuto, non mi Martina, risultava. Ah, ok. Martina originaria di E Pescara, sono io, ma che stai esatto, scherzando? originaria di Come fa Pescara, di e lavora nel cognome? Trivelli. Rivelli. Trivelli, con la T. Trivelli. Ah, prima. E quindi fa parte, è una retail specialist di un'azienda cosmetica importante che si chiama La Filorga. E detto questo, però, insomma, non andiamo troppo in là. Diciamo che il bel ragazzuolo Stefano De Martino si è preso una pausa, diciamo, durante una serata milanese, è andata a cena con questa bellissima ragazza, e poi c'è stato il dopoprogramma, si sono rintanati nella sua casa e l'hanno vista uscire di mattina. Ma potrebbe essere un'avventuretta anche, non corriamo troppo, anche perché è uscito fuori che Martina Trivelli, oltretutto, sembrerebbe molto vicina a Diamante, Matteo Diamante. È stato il suo compleanno, quindi non ho detto che è stata la sua fidanzata, però ovviamente ci sono queste dicerie su di lei. Ma vedremo come andrà a finire. Per ora, diciamo, non voglio essere toccata e fuga. No, non lo diciamo, lasciamolo, l'ho detto, basta. Ormai l'ho detto. Ormai da mesi si parla del futuro di Ilary Blasi. Vabbè, Ilary Blasi, lo sappiamo. Però, a differenza di Barbara D'Urso, che è stata mandata via in malo modo, Ilary Blasi non ha un contenzioso con Mediaset, tantomeno ha sbattuto la porta o si è lasciata male. Quindi, a questo punto, l'unico problema che rimane è se si rifarà l'Isola dei Famosi. Però calcoliamo che rimane un volto di Canale 5. Questa cosa è detta a gran voce da Dago Spia, che tu sai da tutte le anteprime, e quindi probabilmente gatta cicogna, probabilmente in questo caso ci sarà qualche nuovo programma per Ilary Blasi, magari potrebbe essere la talpa, chi lo sa, Beh, lei ci starebbe per la talpa, eh. al posto dell'Isola dei Famosi a Può darsi, primavera. può darsi. Ma Tanto anche se non c'è perché l'Isola dei Famosi ci dovrebbe essere qualcos'altro. qualcos'altro, ma anche perché è molto amica della Toffanin, non può stare a casa, dai. Esatto, non lo volevo dire, l'hai detto tu. Quindi Ups. c'hai il passaporto sicuramente, altro che volto di Canale 5. Diciamo che ci ha messo le tende a Canale 5. Con Dai, merito, non è che non... diciamo qualche cattiveria ogni tanto, dai, con merito, sì. Con Il merito. 20 settembre intanto c'è ovviamente di nuovo in tribunale. C'è una nuova udienza per i Rolex e per le borse, sempre, insomma, le solite cose. Vedremo come andrà a finire. Intanto lei si gode la storia d'amore con Bastian Muller, ovviamente, no? Sono stati, ci sono gli ultimi scatti,
su chi del loro ultimo weekend in un resort in Toscana insieme alla figlia di lei, Isabel, la più giovane. Su Canale 5 torna, indovina un po', Martina, Io canto, te lo ricordi? Certo. Però ritorna in auge dal 24 novembre. La vera novità di Io canto è che ci saranno dei coach e dei giudici, più che altro dei coach, che ovviamente insegneranno agli allievi, a tipo un amici rivisitato e corretto, diciamolo. Ah. Tra i giudici, diciamo che saranno lì a esaminare, c'è Orietta Berti e Albano. Albano non ci potrà stare tutte le puntate perché è impegnato con altre cose. E sicuramente fissi ci saranno Claudio Amendola e Michelle Hunziker. Ormai Amendola opinionista, va bene. Sta, sta dappertutto, come il cacio sui maccheroni, perché ovviamente ormai fa parte di Mediaset. Liberatasi di Francesca Neri, il bel Claudio prende il volo. Vabbè. Dici che è stata quella che l'ha fatto prendere il volo? Beh, sì, sai, era un impegno, sai. Avere una moglie, avere una persona, insomma, è sempre un impegno, per un acquario soprattutto. Ah, capirai, allora sì. Ma vediamo un po' l'oroscopo, Paola. Luna in Vergine oggi, cara Martina. Vabbè, non ti disperare, perché sappiamo che la Luna in Vergine è pignola, pedante, chi più ne ha ne metta. E poi diciamo che spesso e volentieri la Vergine impartisce le sue regole metodiche un po' veramente noiose un po' a tutta la famiglia, ma anche nel lavoro è così. Quindi non solo abbiamo la Luna nella Vergine, ma ripeto, abbiamo il Sole in Vergine e Mercurio in Vergine. Che volete di più? Niente. Rigore. Per noi grande stanchezza, perché noi vorremmo più imprevedibilità nella nostra vita, ma con questi segni c'è poco da fare. Cominciamo con l'Ariete, poi diciamo quali sono i segni che non sopportano gli addii. Sono solo quattro. Ariete, eccomi. Segno di fuoco, c'è un nuovo incarico per te. Hai delle buone potenzialità, lo sappiamo, e non c'è nessuno che può fermare la tua ambizione. Questa Luna in Vergine però ti rende più preciso e meno impulsivo. Forse a volte un po' noioso per il tuo partner, che invece vorrebbe maggiore brio da parte tua. Quindi un 4S con la parola d'ordine nuovo incarico. Il Toro, che è un segno di terra, infischiatene di tutto quello che gli altri possono pensare di te. Non è importante in questo momento fissarti sulle opinioni altrui. Gli intoppi lavorativi ci sono, lo sappiamo, ma devi far fronte agli imprevisti cercando di non drammatizzare, anche se per il tuo segno è un po' difficile. Trieste, con la parola d'ordine, infischiatene. Gemelli, segno d'aria, i parenti anziani oggi sono la vostra spina nel fianco, purtroppo. Dovete far fronte agli imprevisti che possono sopraggiungere da genitori o dalle persone che ami di più. Cerca di non perdere la pazienza, mi raccomando, perché il tuo segno, quando si trova alle strette, fa dei casini pazzeschi, lo sappiamo, quindi rovinando anche quello che ha costruito. Quindi un 3S con la parola d'ordine, parenti anziani. Cancro, segno d'acqua, oggi ci sono delle trattative per te da fare per arrivare a quello che vuoi tu, ovviamente. Con la tua determinazione, anche il tuo coraggio e la calma, potresti convincere anche il più ritroso ad avere fiducia su di te. Questa Luna in Vergine poi è puntigliosa e ti fa lavorare sodo per il tuo futuro. Quindi un 4S con la parola d'ordine trattative. Il Cancro non ama gli addii, lo sappiamo. Quando è il momento di lasciare andare via qualcuno, si illude che poi sia sempre non un addio, ma un arrivederci. Quindi la parola addio non la sopporta. E quindi spesso però tutto questo è un'illusione, non è reale per lui. Quindi anche se è finita, lui non lo sa. Probabilmente non è consapevole. Leone, segno di fuoco, oggi siete dediti alle compravendite, avete bisogno di una nuova casa in villeggiatura e farete del tutto per trovarla come volete voi. Certo, intanto cercate di tenervi un po' in forma, perché i cibi grassi, beh, ultimamente vi hanno fatto lievitare. 4S con la parola d'ordine, ma tenetevi in forma, già iniziato.
lo dico io per tutti i leoni. Già iniziato, guarda, ieri sono corse ai ripari, quando sono salita sulla bilancia ho fatto: oddio, ma non è possibile. Vergine, segno di terra. Torna la grinta finalmente per riprendere in mano situazioni che avevate interrotto per via del vostro stress emotivo. Voi ogni tanto soffrite di stress. Questa luna in Vergine rafforza le vostre potenzialità, ma vi rende anche un po' pedanti, noiosi in famiglia, facendovi apparire come il despota di casa. Meglio il lavoro, lì avete più chance di essere tollerati, diciamo. Quattro S con la parola d'ordine grinta. Bilancia, segno d'aria, i sospiri si sprecano oggi, cara Bilancia, e sono d'amore per una persona che avete conosciuto da poco e che fa parte della vostra vita da diverso tempo. Comunque sia, sarete accoglienti e pronti a vivervi gli attimi d'amore che la giornata vi offre, senza sprecare niente, perché ogni lasciata sappiamo che è persa. Quindi 5 S con la parola d'ordine, sospiri d'amore. La bilancia odia gli addii, cara Martina, lo esclude a priori, perché credono che sia un bene mantenere in vita qualsiasi relazione, anche un po' per opportunismo. Rifiutano la separazione e quando si devono separare, beh, allora fanno finta, cioè litigano per evitare di separare, cioè si arrabbiano tantissimo. Tantissimo. Quindi non sopportano l'idea che qualcuno possa tagliare i rami secchi. Scorpione, segno d'acqua, l'unione fa la forza. Oggi dovete contare sul gruppo più che sulle idee singole. Sappiamo che spesso preferite viaggiare da soli per arrivare a meta, ma anche gli altri sono indispensabili oggi per condividere e magari per avere un guizzo in più che vi renda più famosi. 4 S con la parola d'ordine team. Sagittario, segno di fuoco, oggi il lavoro vi dà qualche preoccupazione in più, troppe ore spese per gli altri, inoltre avete dato poco spazio al partner che reclama non poco la vostra presenza. Sarete intrattabili perché dovete sempre fare quello che dicono gli altri e non quello che volete voi. 3 S con la parola d'ordine intrattabili. Capricorno, segno di terra, eccolo qui, ci sono nu nuovi mercati da vagliare nell'ambito del lavoro. Dovete guardarvi intorno, e non puntare solo sull'Italia per far viaggiare le vostre idee innovative. Osate un po' di più, oggi potreste trovare veramente la vostra occasione per il futuro. 4 S con la parola d'ordine, nuovi mercati. Il Capricorno odia gli addii, ebbene sì, anche se non dimostra facilmente il suo amore, però quando si lega a qualcuno non sopporta l'idea di perderlo. Quindi quando si trovano a dire addio a qualcuno, sia per amicizia che per amore, ovviamente sanno già che sarà una sofferenza assurda. Ci penseranno per tutta la vita a questo addio. Diciamolo. Acquario, segno d'aria, approfondite quella conoscenza che può diventare un amore importante. Quindi questo è un momento in cui potete cercare di fare il passo più lungo della gamba in tutte le cose a cui aspirate. Più coraggio è richiesto sul lavoro. 4 S con la parola d'ordine approfondite. Pesci, segno d'acqua, eccolo qui, ultimo segno dello zodiaco. Un malinteso può creare litigi a catena. Cercate di non essere prepotenti, se qualcosa non va dovete mantenere la calma e soprattutto ponderare ciò che dovete dire per non rovinare quello che avete costruito fino ad oggi. Questo vale anche per il rapporto con il partner, quindi un 3S con la parola d'ordine malinteso. I pesci odiano gli addii, non li sopportano. Anche quando una relazione con una persona non va più, beh, loro non la escludono completamente dalla loro vita, addirittura si ricordano di qualsiasi ricorrenza attraverso un messaggino o magari ti fanno un invito a sorpresa scambiandosi per il tuo amico più caro. Addirittura, hai capito i Sì, pesci? io Quindi li Cancro, conosco i Bilancia, pesci. Capricorno, pesci. Sì, sono i Odiano gli quattro addii. segni che non tollerano gli addii, non li tollerano per niente. Questa cosa, certo, non è che fa molto piacere, diciamo che io ho l'ascendente in pesci, quindi volevo essere solo leone, ma in realtà mi è
Quindi a questo punto devo dire che odio gli addii, sì, ebbene sì. Che poi Comunque sia. non è una cosa che fa proprio bene, perché alcune volte, insomma, lasciare andare, abbiamo detto anche con gli psicologi, è meglio, no? Invece c'è proprio un Lasciare andare è attaccamento. meglio, sì, perché bisogna, anche per amore, bisogna lasciare andare. Quando un rapporto non va più, è inutile mantenerlo in vita, perché poi scontenti te stesso e anche chi ti sta vicino. Quindi, con il nostro malincuore, cerchiamo di far rivivere i momenti più belli della nostra esistenza a due, ma guardando avanti, è molto facile a parole, più difficile nei fatti. Perché la maggior parte delle volte diciamo che noi andiamo a ricercare quello che ci fa male, no? È una classica cosa che facciamo sempre. Vabbè, oh. Siamo attirati da Guarda, dalla comunque io adesso ho un consiglio per questa sera, voglio darlo, perché praticamente se siamo a casa, l'importante è che non siate persone suggestionabili. Nel senso che su Netflix c'è una nuova serie TV, io faccio la pubblicità perché è tratto da un libro famoso che è stato un best seller nel 2020 in Germania, che è la mia prediletta, un thriller ad alta tensione, che fin dall'ultimo non capisci dove vuole andare a parare. Si parla di violenza domestica, non dico altro, si parla di donne. Diciamo scomparse nel nulla, un'ispettrice sulle tracce di questa donna, che è scomparsa da 13 anni ed è ritornata un'altra donna da un passato da 5 mesi terribili, e racconta appunto che lei non è quella persona, anche se alla fine tutti quanti devono dire che era lei quella persona. Ci sono due bambini che sono stati con lei, ma non sono figli suoi. È veramente, guarda, ti dico, Fatta io bene. ieri ho visto cinque puntate tutte insieme, non ce l'ho fatta vedere l'ultima, è una miniserie, ma lo consiglio perché è girato benissimo e ti dai l'idea che possono accadere nella realtà queste cose, quindi ti fa ancora più male, no? Va bene, ho capito il Non genere, è quindi. possibile vederlo. No, Già oggi ti ho no, detto oggi che non la stai. voglio vedere, domani forse sì, oggi non sono. Allora, oggi vediti una commedia Sì, allegra, una cosa qualcosa che allegra, ti. una cosa allegra. Grazie Paola, anche per questi consigli cinematografici, grazie, e di serie, vabbè, in questo caso, però. Grazie mille, ovviamente l'appuntamento con te è domani alle 18. Domani alle 18 sono gli ultimi due appuntamenti, mi Eh sì. dispiace che Però pomeriggio e poi noi tardi. continueremo a vederci anche nel weekend, anzi ne approfitto per dire che con Paola ci vedremo la domenica alle 10 con Buongiorno Weekend, questo nuovo Anzi, programma ci che... prendiamo un caffè insieme. Brava Paola, esatto, ci facciamo colazione insieme, va bene? Anzi Paola, io ti aspetto dal vivo anche, quando Va vorrai, bene, io verrò ovviamente. dal vivo, Bravo, sicuramente. va Non alla bene. prima puntata, ma alla seconda, terza. Non te lo Va dico, bene, va sarà una bene, fammi una sorpresa. sorpresa. Grazie Sarà una Paola, sorpresa. muah, ci vediamo domani. Grazie mille a Paola Ciao! Aspri e grazie anche a voi per aver seguito questa terz'ultima puntata di Pomeriggio Estate. Ci vediamo domani ovviamente puntuali alle ore 16, perché Pomeriggio Estate, se non lo guardate, ma dove andate? Ciao a tutti e grazie anche alla regia.